Ciao, in questo video vedremo come stampare su PDF, poi stampare su Lucido per fare i PCB fatti in casa. Facciamo una premessa su come si fanno i PCB in casa, quindi bisogna realizzare, lo schema elettrico e il PCB, stampare su carta da Lucido, l'acetato, impressionare il circuito che si effettua tramite bromografo che di solito si autocostruisce, esso è formato da lampade o via, si inserisce sopra al bromografo la basetta PCB presensibilizzata con interposto il foglio d'acetato con stampato le piste e la luce UVA andrà a sensibilizzare il rame. Poi ci sarà la fase di incisione, che è quella più complicata perché richiede l'uso di soda caustica o una soluzione con acido muriatico, che sono sostanze tossiche, quindi bisogna maneggiarle con molta attenzione. E per incidere queste basette PCB bisogna immergere in questo liquido preparato. Una volta fatta questa operazione bisogna fare la pulizia per eliminare i residui di acido e la vernice fotosensibile. Comunque trovate tutta la procedura su internet o su YouTube cercando PCB fatti in casa. A noi quello che interessa è come esportare da Isieda e andare a stampare su Lucido. Vedremo prima la versione standard e prendo un PCB a caso. Devo andare in File Export PDF. Lo zoom è 1:1, qui si può lasciare tutto di default. Comunque, la cosa importante è che deve essere in bianco e nero, black on white, non white on black. Prima si stampa il top layer, quindi si fanno due stampe, due esportazioni di PDF. Quindi top layer di solito si fa al contrario, si toglie il top silk layer, si lascia il bordo, multilayer ok, qui conviene sempre metterli in mirror. Vabbè, se è una forma rettangolare non cambia, ma se è una forma particolare. I fori sì, quindi questo qui è il top layer, si fa export e si salva. Poi stessa cosa per il lato bottom, quindi file export PDF, quindi si seleziona il bottom, si toglie il top, il silk layer si toglie e questi vanno bene. Il bottom layer non si fa in mirror, export, salva. Vediamo i nostri PDF creati. Questo qui è il lato componenti al contrario. Questo qui bisognerà stamparlo sull'acetato, su un foglio, e questo qui sull'altro foglio, questo è il lato soldatura. Vediamo velocemente sulla versione Pro, è molto simile. File export PDF image, black and white, a single page, singola pagina, top layer che mettiamo in mirror e togliamo quello che non ci interessa. Quindi il top e forature, il bordo e multilayer. Trasparenza deve essere 0 perché se no me lo fa in grigetto chiaro. Export, stessa cosa per il bottom, export PDF, il bottom non deve essere mirror, quindi tolgo il top, tolgo le serigrafie, lascio i fori, il multilayer e il bordo della scheda. Trasparenza 0, questi qui sono già a posto perché me li ha memorizzati. Export, ok. Questo qui è il nostro lato componenti e questo qui è il lato saldatura. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!